La città di Barletta, medaglia d'oro al valor militare e al merito civile, celebra così il 25 aprile, 76esimo anniversario della liberazione nazionale. In piazza caduti in guerra, il ricordo dei vigili urbani e dei netturbini trucidati dai tedeschi il 12 settembre del 1943. Barletta fu vittima della violenza nazista di quei tempi, qui morirono 27 militari nel tentativo di difendere la città. L'omaggio a tutti coloro hanno onorato la patria da parte dell'amministrazione comunale di Barletta, della prefettura di Barletta Andrea Trani e della locale sezione ANPI. Giornata che serve anche alle istituzioni per rimarcare l'importanza di chi ha creduto nella rinascita di un paese dopo eventi tragici. Iniziamo ad avere qualche segnale importante di ripresa, ecco perché dobbiamo stringerci accuratamente ad affrontare congiuntamente questi problemi. Tra l'altro, un territorio anche molto provato. La giornata del 25 aprile segna una tappa importantissima in questo senso di responsabilità corale che ci vede insieme per proiettarci con ancora più forza e determinazione in un futuro che sia importante di crescita per il nostro paese. La giornata di oggi voglio fare un invito. Voglio invitare tutti a essere uniti per spingere la nostra città verso la ripresa economica. Non c'è democrazia se non c'è giustizia sociale. La giustizia sociale la si concretizza con il lavoro e con il benessere di tutti quanti i cittadini. Guidare una città in queste condizioni di disastro economico, sociale e sanitario è cosa davvero ardua. Ma io sono fiducioso perché i valori che la resistenza ci ha dato, i valori di democrazia che la resistenza ci ha dato, ci consentirà di superare questo dopoguerra post-pandemico.